RGS, la radio sempre con te. Dagli studi di Foligno, di Radio Green Stage, va ora in onda Radio Villaggio Foligno. Leggiamo, musichiamo, giochiamo, disegniamo, pintiamo, usiamo, massaggiamo, conosciamo, esploriamo. Siamo insieme per conoscerci e darci una mano. Conducono Jessica e Cristina. Buon divertimento. Buon pomeriggio, famiglie! Bentrovati a questa nostra terza puntata del Radio Villaggio Foligno. Benvenuti, bentrovati. Allora, oggi vogliamo portarvi nel mondo della seconda buona pratica, che non è per niente seconda, perché... Di un'altra buona pratica. Di un'altra buona pratica che è centrale nel nostro lavoro, ma è centrale nella vita dei bambini, già da piccolissimi, che è la musica. Ok, la musica non intesa, come vi dicevamo nella prima puntata, come semplicemente la canzone, semplicemente lo strumento, semplicemente Azzurra, che non l'abbiamo presentata, ma lei è la nostra terza educatrice del Villaggio per Crescere di Foligno. Ciao a tutti! E, vi dicevamo, non è semplicemente note, strumenti o professione anche, no? Nel senso, non c'è bisogno di essere degli artisti, non c'è bisogno degli essere musicisti, di essere musicisti per fare musica con i bambini. La musica è un linguaggio, ok? E quindi possiamo iniziare a metterlo in pratica fin da piccolissimi, già a partire proprio dalla gravidanza, perché proprio intorno agli ultimi 3 mesi di gravidanza il bambino inizia a percepire tutti i suoni attraverso il liquido amniotico e quindi tutto ciò che gli accade intorno e che accade intorno alla mamma. Quindi non è banale parlare, non è banale chiacchierare, non è banale cantare, anche a partire proprio dalla gravidanza, ok? Quando poi il bambino nasce, È tutto un suono perché vengono proprio immersi in un mondo fatto di sonorità, dove tutto suona, dove anche lo stesso silenzio, che spesso sembra che chissà che cos'è il silenzio, non è altro che un momento per accorgerci in realtà di tutti i suoni che abbiamo intorno, ok? Ora parliamo di suoni, quelli che abbiamo fatto adesso noi parlando. Le parole, le vocali, le lettere, ok? I bambini fin da piccolissimi non capiscono il senso che c'è dietro a quello che diciamo, ma si abituano a quello che sentono, quindi ai suoni, a come diciamo le parole, al ritmo che usiamo, all'intonazione, e riescono a percepire le nostre emozioni, ok? Ecco perché sono attratti dai linguaggi che vengono accompagnati da grandi espressioni anche del viso, oppure oppure a delle tonalità molto alte, per esempio, molto simili anche a quella che è la loro vocalità, che piano piano iniziano ad esplorare. Ora vogliamo proporvi, bando alle ciance. Sì, leggiamo. Leggiamo, perché i libri ci accompagnano sempre. Leggiamo? Sì, certo. Leggiamo, ma non solo, perché si farà un po' di tutto oggi. Questa era solo una piccola introduzione per farvi capire che tipo di musica intendiamo, ok? Partiamo con questo libricino che ci fa capire come non c'è bisogno per forza di parole, perché sia la musica che il linguaggio proprio verbale è una questione di comunicazione. Quindi l'importante è che ci si capisca, che si comprenda, che si comunichi. Allora adesso, per chi è a casa e riesce a vedere il libro... Per chi è a casa che riesce a vedere il libro sarà un pochino più facile. Ma io sfido chi invece ci sta soltanto ascoltando a comprendere la storia che vi stiamo per leggere, ok? Perché si capisce. Siete pronti? Tarari tararera, sesa terudi piripu, piripupa, piripuma, piripuso, piripube e piripubibi. Piripupà, piripumà, piripusò, piripubè, su seru, gnam 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 gnam. Ma piribubibì, no, no, no. Sesa, ino, ino, ino. Piripù,
rulba. Cicitì. Zifulì. Oh, bubolo bibì. Piripù bibì e trichi trache zenzè bubolo bibì. Bubolo bibì e pompete e bubolo bibì. Wow! Udumpa là e bubolo ma. Oi oi, rulba rulba. E rulba rul pom pom patapam pom. Sto! Oh, ecco Dulli. Gnam 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 gnam. E gnam gnam gnam. Ah! E a tumpe! Ungo nende e spasivia zivisi! E spasia! Eppa! Tararì tararera, sereciano, memmi mio! Piripupa? E piripuma? E piripusa? E piripube? Tararì tararera, sere buro buro, gonende nene piripu bibi, nena nina, nina nena. Tarari tararera, oh, gonende su 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 piripu bibi, lilino, lilino, lilau, piripu pa, piripu ma, piripu sa, piripu be. Oppala. Ecco. Rulba rulba, dai dai, gonende. Oh, piripu bibì e piripu ma. Dende, piripu ma, se saburu ugru, piripu bibì, i. Dende, piripupa, piripuso e piripubè, dinderango nende. Tararì tararera, piripumà e piripubibì, ciuppi ciuppi pipì. Oh beh, piripubibì, non sei sapuino ino. A lei. Mi è piaciuta? Sei curiosa, eh? E questo era un modo per farvi era capire. Era un altro linguaggio, era un'altra musica, era un altro suono. Però era una bellissima storia. Era una bellissima storia. E anche, che ci insegna anche tanto, sotto questo punto di vista. Già. Va bene, passiamo sempre di più al modo che abbiamo di comunicare. Questa volta un pochino più sonoro, diciamo così, ok? E vi presentiamo questo libricino qui, che è O, che è un libro illustrato da Hervé Tullet. Ed è un libro che fa suoni, già lo dice lui. Oh, è un libro che fa suoni. Ed è un libro che va giocato, per esempio. Vi va di giocare? Io spero di vi va. Chiediamo l'aiuto? Chiediamo l'aiuto? Sì, dai. Sì, sì. Vai. Allora. Appoggia il dito e sentirai che fa O. O. Quindi, se appoggi il dito sarà uno piccolo, giusto? Oh. Oh. Ah, no. Ah, io vado col dito, vai. Eh? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pronta. Oh, oh, oh. Sembra nata per fare O questa ragazza. Allora, schippiamo un pochino perché è tanto lungo questo libro, però è divertente da giocare. Pronta? Vado. Io vado dritta col dito, eh? O, 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 O,
muoviamo il dito. Presentiamo un altro amico adesso, siete pronti? Tanto... Oh. È nuovissimo, questo libro è nuovissimo. Vediamo chi arriva, guardate, sono diverse le illustrazioni, giusto per farvi capire, giusto per farvi capire quanto, guardate, quanto ci si può giocare. E qui si arriva al bello del giocare in due. Pronti? Oh! Ah! Guardate che discussioni, eh! Oh! Scusi! Oh, 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 oh! Ah, ah, ah! Oh, 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 oh! Ah, ah! Oh, oh, oh! O o o o o a o a o a o a o a o a. Niente. Pronta? Diventiamo un po' pazzerelli con queste dita? Vai. E sarà divertentissimo. Qui possiamo anche cantare un po', maestra. Pronta? O o a a o o a o o a a si può, attenzione, attenzione, guardate questo, qualche volta si può anche bisticciare, siete pronti? Il bello però è che si può fare pace. Poi arrivano sempre nuovi amici. Siete pronti? Ah! Oh! Wow! Ah! Wow! Ah! Oh! Wow! Oh! Ah! Wow! Ah! Oh! Wow! Oh! Ah! Wow! Fantastico! Pronti? Pronti? Come prima, eh? Questo era O. E era solo per mostrarvi come si può giocare. Non è necessario che ci sia per forza. Esatto, che ci siano per forza parole. Si può semplicemente giocare. Giocare con i suoni e iniziare a giocare con qualcosa di più. Che si può toccare un pochino di più, che possiamo trovare in giro per casa, per esempio. Andiamo? Ma io prima... E poi ci avremo anche una fantastica collaborazione. Prima lo leggiamo, prima lo leggiamo e poi vi facciamo vedere come si può fare. Ok? E lei voleva suonare da subito. Pronti, questo libro si chiama Tam Tam Boom. Che cosa stai facendo? Sto suonando, non si sente? Aspetta, mi torno subito. Tam 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 tam. Dang 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 dang. Ehi, cosa stai facendo? Musica! Tam dang 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 dang. Guardate chi arriva. Attenzione. Chi ci chiede, ma cosa state facendo? Cosa state facendo? Musica! Dang 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 dang. Aspettate, torno subito. Dang 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 dang. E sei su zong zong. Dang 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 dang. E adesso chi arriva? Ma che cosa state facendo? Aspettate, torno subito. Ha portato via un po' di tutto ciò che stavano utilizzando per... Oh,
per farci una torta! Ma che meraviglia! E dopo che l'hanno mangiata? Che cosa facciamo? Dipingiamo. Sì, ma... Con cosa? Con cosa dipingiamo? Forse è un'idea. Mm-mm. Però aspettate, come ha requisito tutto quello che usavano per suonare e ci ha fatto una torta? E che strumenti erano? Vogliamo vedere di che cosa si trattava? Pronti! Qui c'era un pentolino con un mestolo. E noi abbiamo, per esempio, una ciotola con un mestolo. E poi c'era... È caduto tutto. E poi c'erano due coperchi. Wow! E poi c'erano una ciotola e un cucchiaio. Che gli sembra un cucchiaione. Aspetta, eh. E poi c'era... Attenzione, una tortiera, wow, e una paletta. Siete pronti? Che cosa stiamo facendo? Musica! Questa, grazie mille, grazie mille. Figurati. Questa è un'altra... Dai, non diteci che non vi siete divertiti perché è una finta, eh. Perché non ci crediamo, non ci crediamo. Allora, a che punto del timer siamo arrivate, maestra Cristina? Perché qui... C'è una ventina di minuti, mi sembra. Allora, sempre ho fatto rimettere seduto il nostro amico Gianmarco, ma in realtà vi voglio rubare un pochino di tempo per farvi fare un'altra proposta sempre sonora, ok, sempre giocata, solo per farvi capire quanti suoni sì possiamo fare con la voce, possiamo fare con degli oggetti che abbiamo a casa, ma che possiamo fare anche con il nostro corpo, ok? Prego, vieni pure. Allora, vi siete accorti? Pensavi che era finita. Vi siete accorti oggi di che cosa c'è fuori? Che cosa è capitato fuori? Che cosa è capitato oggi fuori? Mentre ieri sembrava primavera, oggi c'è la pioggia. Oggi c'è la pioggia. Ma come fa questa pioggia? Ma ci credete che con soltanto le nostre mani noi possiamo fare la pioggia? Ma chissà. Allora, facciamo finta che stiamo guardando fuori dalla finestra, ok? E piano piano inizia a passare il vento tra le foglie. Eh sì. Poi piano piano. Qualche gocciolina. Sempre più forte. Adesso comincio io, poi vi faccio vedere. Pronti? Poi all'improvviso c'è anche un temporale. Un altro di... Mamma mia. E poi dura piano piano. Torna il sole. Mi è piaciuta? anche questo è tutto un gioco sonoro. Tutte le volte che facciamo qualche verso particolare o qualche espressione particolare, i bambini si divertono da morire. Sembra proprio come se stessimo chiacchierando. Eh già. Bene, ci ho detto, adesso lascio il gancio clamorosa alla maestra Cristina.
e costruiamo uno strumento. Esatto. Perché abbiamo detto, le altre volte abbiamo detto che facciamo musica con tutto. E quindi non serve essere bravi, non serve essere... E neanche per fare lo strumento serve lo strumento, quello, no? Classico, professionale. No. Ce l'abbiamo tutti dentro casa. Quindi, prego. Prendiamo... Allora, noi vi abbiamo portato degli esempi, eh? Degli esempi, esattamente. No, sì, l'altra volta c'era un tamburello, oggi per esempio... Anche questo avevamo portato, non mi ricordo. No, questo no, non l'avevamo portato questo. Ma lo facciamo, che eh? Che sarà mai? È una fragola. Questo ci teniamo a dirlo perché è stato realizzato al villaggio e una nostra mamma con la sua piccola hanno voluto dar vita a uno shaker che era una fragola con tanto di semini, con stoffa riciclata. Quindi proprio perché si può fare musica con tutto. Allora, vadi. Abbiamo pensato di proporvi un paio di strumenti facili, facili, veloci, veloci, eh? Bottiglia di plastica. Ce l'abbiamo tutti dentro. Non la buttiamo via, la non ricicliamo. La buttiamo via. Ricicliamo il più possibile. Perché c'è tanta immondizia, eh? Questo è la verde. Ceci, lenticchie, vanno benissimo il riso, la pasta, le varie farine, perché comunque perché ci sono, suona tutto. Esatto, ci sono alcune cose che suonano di più, è un po' più forte. E adesso vediamo se riusciamo a sentirlo, eh? No, io lo faccio sentire. Sentiamo, eh? Suonano, direi proprio che suonano su tutto. Allora ne mettiamo un po' nella bottiglia, non ne servono tanti, eh? No, esatto, anzi a seconda della quantità in realtà cambia anche il suono. Eh sì, quindi ne mettiamo un po', proviamo se suona. Accidenti, sì. Se suona. E il primo shaker è fatto. Per vedere la differenza, anzi per sentire non la per vedere. Che però in realtà anche vedere, perché il bello anche del trasparente della plastica è che poi si vede dentro quello che c'è, sì. Che si muove. Sentiamo, vediamo se riesco a buttarle tutte per terra. Certo. Oh. Wow. Via, facciamo che basta. Guardate, la maestra Cristina ha fatto cadere solo due lenticchie. Vai, è favolosa. Chiudiamo. E sentiamo. Wow. È un po' diverso da questo? Allora adesso facciamo una sfida, maestra. Vai. Allora, mi raccomando, attentissimi, eh? Soprattutto per chi ci sta ascoltando, i più grandicelli, ok? Perché questa è una... Anzi, maestra, metti giù sotto, così anche... è una sfida anche per chi ci sta guardando. Vai. Che cos'è questo? Chi indovina? Francesco dalla regia che non sta vedendo. Che cos'è questo? Ceci o lenticchia? Lenticchie. Bravissimo! E quindi? Ho vinto. Questi sono ceci. E questo è un cecio. E questo è cece, sì. Francesco ci chiedeva che cosa ha vinto. Una zuppa. I shaker. Io la zuppa. Di ceci e lenticchie. Di ceci e lenticchie, giustamente. E beh, un altro strumentino. Non so, pezza. Un pezzetto. Fantastico. Allora, barattolo, pomodori, ceci. Lenticchie, legumi. Ma guarda,
trovate. Esatto, poi per cena c'è tutto, eh? Cioè, nel senso, poi quello che c'era dentro si mangia a cena. È giusto. Che allora, già di per sé è uno strumento già bello e pronto. Però se proprio vogliamo fare il tamburello, un tamburello, prendiamo il barattolo. Sì. Scotch. Esatto. Scotch di quelli semplici e trasparenti, sì, sì, ok? Sì, sì. Semplicissimo trasparente. Adesso se trovo l'inizio. È una maestra che cerca l'inizio. È bella tosta. L'ho trovato invece. L'hai trovato? E invece l'ho fantastica. Trovato. E lo possiamo. Quindi la parte aperta adesso la chiudiamo con lo, con scotch. Lo scotch. Esatto. Facile facile, eh? Ah, quello... Se mi vedete, Jessica. Vai. Aiutatemi. Da un verso. Mancina. Facciamo tutto. Sì. E poi dall'altro. Ah no, lo continui a metterlo per coprirlo, sì. Lo chiudo. Di qua. E giriamo di qua. Quindi lo incrociamo, eh? Esatto. Incrociamo i due pezzetti di scotch. E questo è richiuso giustamente. Il bello della diretta. Sì, sì. Olè. Ecco qua. Li mettiamo belli a tiro, lo scotch, in modo tale che resta bello teso. Ok, come è venuta giù? Perfetto. Perfetto. Preciso. Ha cambiato suono, sentite? Sì. Sì. Ma quanti suoni può fare un oggetto soltanto? È un tamburo double fuzz. Fantastico. È un rullante bongo. Perfetto. Però con questo si possono usare anche delle bacchettine. Delle bacchette. Ma non delle bacchette dei tamburi. No, no. Le bacchette dei cinesi. No! Ah, questo non, quello lo non me l'aspettavo. La Jessica, l'ho sorpresa, eh. Ma quelli cosa sono, maestra? Sono i tappi delle bottiglie. Anche con i tappi delle bottiglie. Quindi prendiamo due bacchette per mangiare il sushi, che va tanto di moda. Vai, suona un po', vediamo come suona. Vai, vai. Fantastico. E adesso vediamo se cambia il suono con un tappo. Come con un tappo? No. Vediamo, Adesso questa magari non era proprio facile da fare, però. No, anche perché non so più dire. Non sono no, sono questo ci facciamo aiutare da mamma e papà, eh? Esatto. Questo sì, da soli non lo possiamo fare, eh? Cercate sempre. Il bello del creare strumenti di questo tipo è non sono pericolosi. Esatto. È condividere l'esperienza, quindi è bello che insieme per poter fare le cose insieme. Per poter fare le cose insieme, ci si trascorre tempo. Sì, grazie. Prego. E questi strumenti acquisteranno un significato per i vostri piccoli incredibile. Perché non solo suoneranno, non solo sono fantastici, non solo ci si passa il tempo, ma ricorderanno i piccolini che l'avete fatto insieme. Ok? Che quindi è questo che dà veramente un significato importante e valore. Prego. Vediamo. Wow. Ma suona. Fantastico, suona. Quindi, tamburo, scusa me. Bacchette. Gong. E... Oh! Gong! Vabbè. Lì non. Questi erano solamente due semplicissimi esempi. Esatto. Ma
Sì, si potete... può fare musica con tutto, eh? Riciclate sì. Tutte le cose che buttate via, eh? Mi raccomando. A suon di pioggia? Bello questo. Questo è tutto riciclato, eh? Tutto quanto, esatto. E questo l'abbiamo realizzato anche per dire proprio anche con chi come villaggio collaboriamo, no? Nel senso che facciamo tantissime cose, ma ci facciamo anche aiutare, ci facciamo insegnare anche da chi è del mestiere, perché no? Quindi questo strumento che è il bastone della pioggia l'abbiamo realizzato insieme a Paolo Giri, che è un noto musicista di Foligno, che ha collaborato moltissimo anche con i nidi, con i diversi nidi appunto della città, e con noi è stato fantastico perché oltre ad aver portato tantissimi strumenti con sé, strumenti non consoni, c'erano delle unghie di capra, vi dico soltanto questo, ci ha insegnato come realizzare appunto il tamburo, ok, e il bastone della pioggia con mezzo manico di scopa, qualche tubo di corrugato e boh, penso lettiera di gatto barra riso, sassolini, non lo so, sassolini, pastina, ok, infastina, esatto, tutto suona, ecco, questi ci vuole magari un pochino di più, però il punto è farlo insieme, che poi suona alla fine, e poi suona. Ok, benissimo, abbiamo fatto un po' di cinema appena ci riesce un po', esatto. E vedo che la maestra Cristina ha portato anche i cartoncini, non so se ti servono a qualcosa in particolare. No, erano per decorare, volendo si potevano, ovviamente per personalizzare i nostri strumenti, magari il barattolo che diventa un tamburo si può rivestire con un cartoncino, una si può colorare, si può dare sfogo alla fantasia. Ok. Quindi vi abbiamo mostrato un po' tutta quella che è l'esperienza musicale, che appunto riguarda tutto un panorama sonoro. E adesso passiamo un pochino invece a divertirci un po' su un po' di note. Che ne dite? Vai! Vi va? Allora, abbiamo portato qualche libricino che diciamo così, può essere cantato, può essere anche semplicemente letto. Rime per le mani e un nido di filastrocche, ok? Questi sono degli esempi per mostrarvi come le parole, il ritmo, la melodia, ok? Facilitano l'apprendimento, non vi diciamo del testo, del contenuto del testo, ma di tutti i suoni, ok? Che poi si sentono, quindi che compongono le parole che diciamo. Questo è importante perché... perché anche se non si comprende il senso della parola sole, sole sono già diversi suoni da imparare, ok? Quindi il discorso è ripetere con costanza, ok? Le parole, ma le stesse frasi comuni che ci accompagnano tutti i giorni per favorire l'apprendimento di quelle paroline e valorizzare soprattutto ogni tentativo, che anche se all'inizio è sciole, va bene lo stesso. Piano piano. Piano piano viene fuori. Allora, prego. Leggiamo questo. Sì, leggiamo un nido di filastrocche. Le filastrocche sono fatte apposta. Ciao papà. Fammi ciao con le manone. Manda un bacio col magone. Dai, non piangere papà. Con le tate resto qua. Naso campana, l'occhietto è suo fratello, l'orecchia è sua sorella, la bocca e la linguaccia, tira il naso campanaccia. Mi sporco le mani, spiaccico, sfrego, stringo, tutto di terra mi tingo. Spappolo, sporco, spingo, che bello giocare col fango. Sentite quante lettere? A me è facile, non è facile per noi leggerle. Già. Mi lavo le mani. Tutuf con le mani nell'acqua cascata. Ciacciac fa la panna della saponata. Sciasciacquo per bene anche l'ultimo dito. Plippliccan le gocce e il gioco è finito.
Streghe dei ricci ribelli, diavolini dei capelli, il rastrello pettinino li fa andar nel lavandino. Vai, vai. Maccheroni. Questa bisogna leggere. Sei ispirato, eh? Sì. Metti in fila i maccheroni come tanti bei vagoni. Quando il treno prende il via, apri la bocca galleria! A che servirà questo? A che servirà questa? Guardate che bocca! Sì, perché certe filastrocche sono fatte apposta proprio per certi momenti, che possono essere l'igiene personale, quindi lavare le mani, o in questo caso le pappe! Il pranzo, la cena! Il pranzo, la cena! Questo è per l'inverno, mi sa. Decisamente sì, prego. Prego, prego. Dito nel naso. Sembra proprio lì per caso, quel ditino dentro il naso. Dai, non fare il maialetto. Usa il fazzoletto. qui un altro momento. Un altro momento top. No, veramente, che ci passano tutti i bimbi. La cacca. Cacca dura a filoncini, cacca molle a squacquarella. Ma la cacca dei bambini, come viene, è sempre bella. Sì. Questo serve per accompagnare i momenti. Se noi le diciamo le cose, semplicemente dette, forse non raggiungiamo. I bambini hanno bisogno di meraviglia, di emozioni e di visi che li coinvolgono. E quindi dire la stessa cosa, ma in filastrocca, rende meglio, bello. È più bello. Prego, sì, adesso tu sì, vai. Allora, qui c'è la pipì dei maschietti e la pipì delle bambine, le leggiamo tutte e due così vediamo. Ma direi di sì. Quella dei maschietti è la pipì col tirassegno, è un bel gioco, te lo insegno? Basta essere un maschietto e centrare in gabinetto. La pipì delle bambine. Le pipì delle bambine sono lunghe bescioline, in discesa corron forte, perde chi le fa più corte. Poi quando vuoi passiamo di qua. Ma sì, direi che... Allora... Questa! Questo che è il terrore di mamme, papà, nonni, genitori, zii... Chiunque. Ci passano tutti, eh? Tutti. No. Prego. Un morso. Morso orologio sopra il braccino. È stato un bimbo o il cagnolino? I bimbi parlano, dicono ciao. I cagnolini san far solo bau. Per dire che il morso non è niente. Può capitare. Succede, passa. Allora, queste invece è un altro libro di filastrocche e anche questo è un audiolibro, quindi abbiamo anche a disposizione, se qualcuno li volesse ascoltare, ci sono a disposizione i CD, sia per questo che per Cichibon, che è un altro che per un nido di filastrocche dovrebbe esserci, se non erro. E comunque sia, sono accompagnati proprio perché possono essere cantati o anche semplicemente letti, ok? Questa è rime per le mani e serve non solo per le parole, ma anche proprio per giocare con le mani. Intanto, Zorrina, se qui mi trovi la tesserina delle mani. Sì. Pronti? Queste sono le mie dita, le mie 10 dita piccole, che con l'aria divertita posso farti mille coccole, posso farle traballare, stare curvo, stare dritte, posso farle stiracchiare e nel pugno averle strette, posso alzarle una alla volta, raggrupparle tutte insieme, intrecciarle in giravolta e poi posarle qui per bene. Queste sono le mie dita, le mie 10 dita piccole fanno leve neve a fiocchi,
sulla bocca fanno schiocchi. Oh. Puoi anche semplicemente leggerla. Sì, direi proprio di sì. Sì. Pugno chiuso dice no. Questo non lo mangerò. Pugno chiuso dice mai. Io non vengo e tu non vai. Pugno chiuso dice basta. Scarta, batte, picchia e pesta. Mano aperta dice niente. Sono vuota e sorridente. Mano aperta dice dai. Io scherzavo e tu lo sai. Mano aperta dice sì, mi vuoi bene anche così. Ti avvicini e io ti abbraccio. Con le ali sciolgo il ghiaccio. Senza spine né corteccia, ramo tenero ti intreccia. Giro tondo delle braccia, tutto tiene, niente scaccia. Questa dice è una filastrocca per arrabbiarsi e fare pace. E qui poi ce ne sono tantissimi. Tarantella del pizzicotto, questa mi piace tantissimissimo. Pronti? Tarantella del pizzicotto, becco d'uccello che becca da sotto, salta sopra con un salto, chela di granchio che cala dall'alto. Tarantella del pizzicotto, bocca di bracco che bracca il leprotto, scappa, salta, salta, scappa, pane di papera che fa la pappa. Tarantella del pizzicotto, pizzica pulce tra pelle e cappotto, pizzica, pizzica piccolo, pizzico naso, pizzica tutto, pizzica il caso. E questo è per giocare. Sembrava volta la carta di De André. Sì, lei studiata un po' così. L'ho studiata un po' così. Allora, quindi, se vogliamo, visto che erano rime per le mani, credo che ci siamo quasi, maestra. E se no ci dicono che sì, facciamo sempre tardi. Sì, se no facciamo sempre tardi, perché noi andiamo. Guardate la maestra azzurra cosa ha pescato. E con questi... Vi ricordate il gioco delle tesserine? Quando Jessica suonava e io pescavo? La maestra azzurra ha pescato una bella... manina. Una bella manina. E allora... nascondiamo. Nascondiamo le manine. Prendiamo le nostre manine e le nascondiamo dietro la schiena, eh? Pronti? Appare una manina, si mette a ballare, si apre, si chiude e poi se ne va. Adesso l'altra mano si mette a ballare, si apre, si chiude e poi se ne va. Adesso tutte e due si mettono a ballare, si aprono e si chiudono e poi se ne vanno. Ne posso fare un'altra? Fate vedere le manine. Vai. Ecco le cinque dita, dita color di rosa, ve le presento subito, in forma assai graziosa. Ecco il dito pollice, grosso e posa piano. Ecco il dito indice, che indica da lontano. Il medio vi presenta la massima statura, e l'anulare porta l'anello su misura. Ecco il più piccino, si chiama Mignolino, è grande come il naso del suo padroncino. È vero? Sì! È vero! È grande come il naso! Bene, amici, noi penso che possiamo salutarci, che dite? Dalla regia stanno provando i nasi, io vi avrei fatto vedere. Non ci credevano, non invece. Ci credevano. E invece è vero. Era verità. E quindi niente, noi con questo
vi salutiamo. Con quest'ultimo gioco vi abbiamo salutato. E vi aspettiamo al villaggio? Come sempre, vi aspettiamo al villaggio mercoledì e sabato. Mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 19 e sabato mattina dalle 10 alle 12. Dalle 17 venerdì. E venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18 ci sarà sempre la replica di questa puntata. Di questa puntata. Benissimo, allora niente, noi ci salutiamo. A lunedì. Certo. Il radio, il radio. Evviva la musica. Evviva la musica. E beh, buona la prima. Carica l'app di RGS dagli store digitali. È gratuita. Dagli studi di Foligno, di Radio Green Stage, Radio Villaggio Foligno. Leggiamo, musichiamo, giochiamo, disegniamo, pintiamo, usiamo, massaggiamo, conosciamo, esploriamo. Siamo insieme per conoscerci e darci una mano. Conducono Jessica e Cristina. Buon divertimento.